Su Instagram già ci sono i primi connessi, sono i più veloci, quelli di Instagram. Ciao a tutti. Stasera abbiamo con noi due amici, vediamo se riusciamo a farli vedere così. Ecco qua. Antonella e Gregorio. Quindi seguiremo la diretta insieme da Facebook e Instagram. Vediamo se su Facebook invece che siamo un po' più lenti si riesce a partire. Più che altro dobbiamo capire, siccome è un po', diciamo un po' differita la cosa, vediamo se ci vedono. Io sono poco pratica, poco tecnologica. Ma senti, anche noi tutte le volte abbiamo delle piattaforme sempre più evolute, diverse, per cui insomma anche noi ci dobbiamo poi abituare e provarle sempre di nuove. Infatti. Allora, vediamo un po'. Io con l'altro monitor sono collegata a Facebook per vedere se è partita. Se siamo partiti. Mi carica, però non riesco a capire se siamo in onda. Vediamo ancora, aspettiamo un altro secondo. Certo. Guarda, ci becchi anche una serata tranquilla. Anzi, non abbiamo problemi. Ah, ecco, perfetto. Loris mi dice si vede perfettamente. Bene, bene, fa piacere. Quindi si vede, ci vedete? Sì, ci vedete e ci sentite, quindi io proseguo. Loris, visto che sei stato velocissimo a rispondere, dici se ci senti anche. Ah, benissimo, è arrivata anche Lisa, quindi stanno arrivando un po' di persone, per cui io direi che siamo puntualissimi anche perché stasera parlerà Conte e quindi non vi vogliamo portare via tanto tempo, però stasera la cosa più importante che vogliamo fare per voi è parlare di Cuba. Mi presento, io sono Luigia Disita, se qualcuno di voi non mi conosce, non ha mai seguito la nostra diretta, sono consulente di viaggi online Evolution Travel. E sono specialista di alcune destinazioni in Evolution Travel, tra cui anche Cuba. Però stasera vogliamo fare una diretta un po' diversa. Di solito ne parlo da sola, sono io con voi, interagiamo, eccetera. Stasera ho voluto invitare con noi dei graditissimi ospiti, che sono Antonella e Gregorio, che sono tornati, diciamo, freschi freschi da Cuba, perché poi alla fine, insomma, sono rientrati il 10. 11, L'11, non mi ricordo, il giorno della pandemia. L'11 di marzo, quindi insomma, esatto, e sono praticamente rientrati a pelo da Cuba e sono rientrati all'aeroporto, si sono dovuti mettere la mascherina e correre a casa in quarantena, come tutti. E quindi niente, stasera parleranno loro di Cuba, per cui se avete voglia di fargli delle domande, ben volentieri, perché vi racconteranno Cuba come l'hanno vista loro, che può essere sicuramente più divertente, più avventurosa a volte di come lo faccio io, magari raccontandovi determinate cose, visto che ormai a Cuba ci vado tanto spesso, però insomma, vista con occhi nuovi, sicuramente è un'altra cosa. Quindi a voi la parola, siete in primissimo piano, Antonella e Gregorio, benvenuti, buonasera. Ciao a tutti, ciao. Da dove ci Torino, siete? Torino, Torino. Di Torino. Sì, infatti. Bene. E come ci siamo Allora, stavo conosciuti, organizzando Antonella e Gregorio? questo viaggio. Dimmi.
Come ci siamo conosciuti, visto che magari qualcuno non sa come mettersi in contatto, come cercare una vacanza. Di solito voi come vi muovete? Dateci qualche Allora, vostra noi siamo dei vacanzieri, ma sempre quando troviamo un volo, diciamo, buono, perché se no non andiamo in vacanza. Quindi premettiamo questa cosa. Cuba era una meta che comunque abbiamo sempre desiderato farla, però sempre guardando i voli che non erano mai così convenienti. Combinazione invece abbiamo trovato un volo molto buono da Torino, oltretutto che noi voliamo sempre da Milano, e quindi abbiamo preso questo volo in 8 persone, tra l'altro, eravamo in 8 inizialmente. E quindi una volta comprato il volo, però poi diciamo che c'è mio marito che lui è l'esperto, cioè io quando gli do la meta, gli dico più o meno quello che voglio vedere, lui è quello che ci cioè, guarda le strade, fa, insomma, è il nostro È cicerone, Segugio diciamo. Bravo. che Però cerca. Cuba, quando abbiamo iniziato a informarci, abbiamo visto che comunque le distanze non erano così vicine, quindi c'era questo problema del trasporto, cose del genere. Insomma, abbiamo pensato di magari vedere qualche tour, se c'era questa possibilità di arrivare all'Avana e poi fare qualche escursione o tour. E quindi mi sono messa io su internet, così ho smanettato un attimino. E quindi cercando Tour Cuba e mi sono venute fuori alcune agenzie, chiamiamole così. Però diciamo che Certo. appunto, su tante agenzie, tutte tramite email. La cosa bella, adesso non perché ci sei tu qui, è stato aver incontrato te, ma perché comunque subito abbiamo avuto un approccio telefonico e quindi da lì non ci siamo più smollate. Cioè, diciamo che è stato bello questo perché tu sei stata sempre tanto presente e lo devo ammettere, lo devo sottolineare questa cosa, perché comunque ci siamo trovati a chiederti dalla spina del telefono ai soldi, ai cambi, a internet, che era un incubo. E quindi praticamente diciamo che questa cosa ci ha agevolato a qualità-prezzo, oltretutto, quindi comunque ci stavamo nella nostra quota e abbiamo deciso di fare la vacanza con te. Quindi poi cosa ti devo dire? Poi siamo partiti, c'è stata questa problematica di coronavirus che ci ha messo un po' in crisi perché praticamente siamo arrivati. Dovevamo partire il 25 di febbraio, combinazione il 25 c'era pure sciopero degli aerei. E quindi praticamente Esame storico. è stato un disastro, ti ricordi? Poi È ho stato un detto, parto, è eh? stato un parto, hai detto bene, perché poi comunque 4 persone si sono ritirate proprio per la paura di questo virus, perché combinazione il 24 era arrivato il volo alle Mauritius e praticamente avevano avuto dei problemi per scendere. E quindi noi avevamo paura di partire e arrivare lì e che magari anche noi ci poteva succedere Di essere quello. mandati a casa. Infatti, però devo dire che questa voglia, io ho un marito che ama il mare, quindi mio marito starebbe al mare 24 ore. Infatti anche questo, cioè lui sarebbe andato a Cuba, posto di mare che poteva essere Cayo Santa Maria o Cayo Largo e starsi tutti i suoi 15 giorni lì al mare. Però andare a Cuba e non visitarla, beh, insomma, non era così bello. Confermo. E infatti poi il bello è stato proprio perché comunque abbiamo cercato con te di creare questa vacanza visitando e in più avendo comunque le nostre giornate di mare. Quindi devo dire che noi nell'insieme il mare l'abbiamo fatto quasi, ma 8 giorni credo abbiamo fatto di mare alla fine, tra una cosa e l'altra. Comunque il viaggio siamo partiti in quattro poi alla fine, quindi le altre 4 persone sono rimaste a casa e Anzi, le quindi le salutiamo. salutiamo, che uno è mio figlio con la sua compagna e Graziella, che tra l'altro lei fa sempre le vacanze con noi, è di Corato, in provincia di Bari. E lei praticamente tutte le vacanze che facciamo noi, bene o male ne facciamo 2 o 3 all'anno, ma così viaggetti, diciamo, sempre tutto low cost. E praticamente lei arriva dalla Puglia, viene a Torino e poi parte con noi, magari da Milano, per poi tornarsene in Puglia. E lei, poverina, è stata presa, insomma,
dal panico, perché comunque poteva venire benissimo, certo, che ci stiamo vedendo per prendere il volo per Torino alle 5 del pomeriggio, io ancora alle 3 gli dicevo, ma perché non parti? E lei era, ma sai cos'è, a volte sono anche gli amici, la gente che magari ti mette paura, ma dove vai, sì, ma dove sì, vai? Oltretutto noi siamo delle persone che andiamo spesso a Sharm e ci è capitato di andare a Sharm proprio con lo sconsiglio. E quindi lei è una di quelle che è venuta con lo sconsiglio a Sharm e quindi non c'era poi nessuna... Oddio, non ti vedo più. Eccomi qua. È andata via la linea? Si vede che è andata via, andato via un secondo. E quindi lei praticamente si è bella della diretta e non è venuta. Comunque, bon, cosa possiamo raccontarvi? Che siamo arrivati. Allora, il nostro viaggio è stato veramente non bello, ma di più. È stato organizzato nei minimi particolari. Adesso lo ripeto, non perché ci sei tu, ma oltretutto avevo fatto anche una bella recensione proprio perché comunque te lo meritavi, perché comunque abbiamo avuto un'assistenza. Grazie. 24 ore su 24, mi ricordo quella sera che ti abbiamo chiamato, che per te era l'una di notte e tu ci hai chiamato a l'una di notte da casa tua, e quindi per noi è vero, ricordo. Eh sì, perché volevamo il trasporto il giorno dopo, anziché alle 11 lo volevamo alle 8 del mattino e non riuscivamo a chiamare la corrispondente perché lì internet, sai com'è, è un incubo. E quindi praticamente certo. Te. Però era sabato e domenica, insomma ci siamo trovati un po', però abbiamo notato che comunque il problema l'abbiamo risolto con te dall'Italia e quindi questo proprio certo. Te ne dobbiamo dare atto, che è stato veramente... Poi ti dico, siamo arrivati a Cuba, all'aeroporto era tutto poi normale, cioè non c'era nessun controllo, nessuna febbre addirittura, cioè quindi comunque siamo arrivati, abbiamo trovato il nostro autista, che comunque già con le sue musiche cubane ci ha fatto arrivare alla prima casa particolare, e praticamente si trovava in centro, che tra l'altro i nomi non me li ricordo, però la prima casa particolare era praticamente dei signori Sixto e Maria, era una casina praticamente con mobili un po' antichi, forse è stata l'unica che aveva dei mobili un po' più vecchi, però pulitissimi, sì? Pulitissimi tutte le nostre case particolari, cioè nulla da dire su questo, che noi avevamo molta paura su questa cosa sinceramente, perché non sapevamo cosa potevano essere queste case particolari. Sì, un po' l'incertezza, no? Di dire, ma come saranno le case, no? Sporche, non sporche. Come saranno le case particolari. Certo. Guarda, nonostante ti ho detto la prima a Havana, che era quella con i mobili un pochettino più vecchiotti, diciamo che però il bagno pulitissimo, lenzuola profumate e poi le colazioni, guarda, la colazione che ci hanno preparato, tutte le case particolari, che mi sembra che ne abbiamo fatte tre o quattro, non me lo ricordo neanche più, e devo dire che sono state veramente abbondanti, cioè comunque. E poi appunto la giorno dell'Havana praticamente ci abbiamo fatto questa colazione e poi è venuto a prenderci. Ah no, è venuta la nostra corrispondente cubana, che è venuta quella mattina e ci ha fatto tutto uno spiegone su tutta la nostra, diciamo, l'itinerario di tutti i nostri 15 giorni. Quindi praticamente ci ha dato un foglio con tutti gli orari, che avevamo l'autista, l'escursione, quindi praticamente era tutto preparato. E così niente, al mattino dopo la colazione, abbiamo trovato un pullman sotto, tra l'altro nuovissimo, di 20 persone, noi solo in 4. Infatti noi abbiamo solo noi e praticamente questo pullman, ah no, il pullman è stato quando ci ha portato a Vinales, no, perché la mattina è venuta la macchina d'epoca a prenderci, che ci ha portato poi a quello grand, all'hotel, adesso non mi ricordo, che ci avevamo poi l'escursione con il nostro corrispondente italiano al Parco Central, se non mi sbaglio, al Parco Central. Sì, brava. Se non mi ricordo male era il Parco Centrale. Sì. Quindi abbiamo trovato la nostra guida italiana
E quindi ci ha portato a fare il giro con queste macchine d'epoca, ci ha fatto fare tutto il giro con come volevamo noi, le foto dove volevamo noi. È stato veramente anche lui molto bravo. E poi ci ha portato in centro praticamente della Habana, dove abbiamo fatto il nostro giro, diciamo, cioè, nel senso che lui ha spiegato e ci ha documentato un po' Cuba, e poi ci ha portato a mangiare alla bottega del Mid, oddio, come si aiutami, quel ristorante famoso, bravo. Sì. E praticamente lì c'era un sacco di persone che volevano entrare, ma non era possibile. Invece noi, avendo la prenotazione, quindi praticamente siamo entrati dentro, abbiamo È mangiato dopo. importante, perché visto è sempre pieno il locale lì, è sempre pieno. Sì, ma infatti se non c'era l'escursione, cioè diciamo, non avremmo potuto mangiare lì dentro, era impossibile. E quindi abbiamo mangiato benissimo, abbiamo bevuto questo mojito famoso che praticamente lì lo decantano. E poi niente, poi ci ha lasciato, diciamo, Sì, la nostra amica ci ha lasciato. non è il più buono in assoluto di Cuba, non è il Sì, più buono in assoluto di Cuba, però insomma, ma non diciamo che per è noi, famoso. a noi eravamo, sai, a noi andava bene tutto. Comunque niente, poi ci ha lasciato, Certo, ci ha dato no, ma l'incastro. rispetto al rum che abbiamo qua, sicuramente è molto molto buono, No, 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 cioè, infatti, no, è tanta comunque. roba comunque. Comunque ti dico, l'Havana è stato un bellissimo giro. Poi la sera siamo andati al Parisien, siamo andati a vedere questo spettacolo magnifico del Ecco, cabaret. raccontaci un po' del Parisien, perché così tutti conoscono un po', no? Il Tropicana, eccetera. In Allora, realtà tutti. poi insieme No, abbiamo. infatti, guarda, c'erano delle persone che avevano visto lo stesso spettacolo al Tropicana, pagato praticamente per 3 volte, perché noi abbiamo pagato 35 Sì. cook, 35 euro praticamente lo spettacolo, con diciamo, con l'aperitivo, La con la consumazione. consumazione. E invece mi sembra che al Ok. Tropicana costasse sui 100 euro, una cosa del genere, 80 o 100 euro, Sì, non mi ricordo. c'è uno spettacolo, ci vogliono centinaia Però di ci euro, siamo sì. poi scappati in spiaggia, così ci siamo resi conto che comunque è stata la stessa cosa. Ecco, quello è un po' più grande, forse un po' più hollywoodiano, invece il nostro è invece forse più Sì. cubano. Quindi tutto sommato a noi è andata Certo, benissimo. più vero, più autentico. Infatti, siamo stati contenti di averlo visitato. E poi diciamo che è stata l'unica cosa che abbiamo fatto extra al tuo tour, che devo dirlo, che è stato solo questa serata qui. E poi devo dire che sull'importo del nostro tour, noi abbiamo speso 45 euro a testa solo per 3 cene di tutta la nostra, diciamo, il nostro Quindi periodo. tutto compreso. Tutto Sì. compreso, infatti noi pensavamo, no, Niente dai, sorprese. avendo solo la colazione, no? E invece avendo le escursioni, Certo. avevamo praticamente o il pranzo, la cena nel posto, e quindi non aveva senso Certo. praticamente. E questo lo devo dire perché comunque, sai, uno quando va in viaggio, poi devo essere sincera, per noi è la prima volta, no, poi siamo andati alle Maldive forse, cioè, che ci hanno dato tipo una guida, o comunque siamo stati insieme a delle persone che ci hanno mandato, ma se no noi i nostri viaggi sono tutti il fai da te, proprio perché abbiamo sempre questa paura Certo. che magari spendi quel tot. E poi alla fine invece la vacanza ti viene a costare 3 volte di più, no? E invece in questo caso lo devo proprio dire, cioè noi dal prezzo che era il nostro Pattuito. pattuito abbiamo speso 45 5 euro euro in a più. testa in più, quindi questo lo devo dire. E poi Certo. i souvenir, ma le varie, quelle sono che ognuno se le compra da per sé. Vabbè, sì, certo, cose personali. Sì. Sì, vabbè, ma poi appunto i souvenir sono quelli che sono, però diciamo che quello è stato quello in più, perché poi avendo una colazione abbondante che in tutte le case Vero, particolari abbiamo avuto, cioè praticamente veramente è una buonissimo, pranzo. fai di tutto. Infatti, poi praticamente cosa è successo? Dall'Havana siamo andati la mattina dopo, praticamente è venuto questo pullman che ti dicevo grande e ci ha portato poi a Vinales. Siamo Sì. andati a Vinales, posto incantevole, perché Vinales è veramente è proprio una cosa caratteristica da vedere, cioè a parte
vedere queste persone che sono veramente negli anni 40, 50, credo, dove c'erano le code nei supermercati che adesso noi facciamo. Quindi una cosa, i supermercati veramente poveri, non c'era più niente, e quindi Avete fatto un po' di training lì. Non abbiamo fatto. pensavate, vero, di rientrare in Italia a fare anche voi, eh? Sì, non pensavamo veramente. E quindi niente, Vinalis, siamo andati in una casa particolare, bellissima, bella, 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 perché praticamente era una coppia di ragazzi giovani con due bimbe. E comunque avevamo sta casa, era grande, ma non era una casa, era tipo un B&B, ecco, comunque c'era un corridoio molto grande con queste camere all'inglesina ai lati. E quindi veramente pulitissima, non mancava niente. Anche lì abbiamo mangiato la sera da loro, e dove abbiamo appunto fatto la prima cena, diciamo, Agosto. abbiamo mangiato aragosta, poi con tutte le altre cose che ci hanno portato, però con 15 cucca abbiamo mangiato l'aragosta e poi tutto il resto, cioè nel senso che comunque 15 cucca era, diciamo, la cena. Però una cena abbondante, e di cui poi siamo andati a fare, no, il pomeriggio a Vinales siamo andati poi a vedere la fabbrica del tabacco, cioè come fanno in queste coltivazioni di tabacco, come fanno il tabacco, sai, fanno il sigaro, ed è stato veramente bello, una bella esperienza. C'era da andare anche a cavallo, sinceramente, solo che avevamo una mia nostra amica che lo voleva fare e mi è dispiaciuto non farglielo fare perché a lei piace andare a cavallo. Solo che quella sera c'era un po' di vento, quindi io sono un po' freddolosa e quindi non ci siamo andati. Ma è un'esperienza da fare, anche quella a cavallo la consiglio, chi dovesse andare è proprio bella. E comunque niente, poi il mattino dopo ci sono venuti a prendere, sempre all'orario che c'era scritto sul foglio, c'era l'autista sempre pronto, e quindi ci ha portato poi a Caio Levisa, che era un'escursione. Anche lì un pulmino nuovo, solo noi, cioè quindi. E siamo andati a Caio Levisa e avevamo anche poi diciamo, la nostra guida. Caio Levisa siamo stati molto sfortunati perché comunque era una giornata brutta e fredda e questo ce n'è proprio dispiaciuto, però il posto è paradisiaco, consiglio tutti di fare questa escursione perché è un posto incantevole. Bello il villaggio dove praticamente rimani lì e anche lì abbiamo mangiato benissimo il Al buffet che buffet. c'era. Noi abbiamo mangiato pasta e fagioli anche perché faceva Con freddo freddo. della morte. Abbiamo patito un po' il freddo quel giorno. Ci voleva la Sì, guarda, stufetta, sembrava impossibile. Infatti, a volte mandavamo delle foto ai nostri amici e dicevano: Ma com'è che fa freddo così? C'è il vento, c'era il no, vento. abbiamo beccato infatti 2 giorni di quello che è il fronte frio, diciamo che arriva dagli Stati Uniti, purtroppo, a volte arriva dalla Florida. Quei 2 o 3 giorni di freddo siamo riusciti a beccarli quando voi eravate tra Lavana e Caio Levisa. Quindi Infatti mannaggia è perché insomma. stato proprio così, è stata proprio una brutta giornata, però purtroppo lì non ci potevamo fare nulla e poi siamo tornati appunto nel casa particolare, abbiamo mangiato, come ti ho detto, il mattino dopo poi ci è venuto a prendere un altro autista che ci ha portato praticamente a Playa Larga e lì abbiamo fatto 5 ore di. Infatti la cosa. Veramente avere l'autista, avere comunque il pulmino che ti viene a prendere è una comodità non indifferente, perché io ho visto proprio anche tanti che abbiamo incontrato poi lì a Caio Santa Maria, tutta gente che poi ha fatto il fai da te, ma comunque è venuta a spendere quasi come noi, perché poi alla fine i trasporti si pagano, ma poi con queste valigie che Certo, devi molto più aspettare, extra. poi nei pullman che sei con loro, cioè. Invece noi con l'autista addirittura poi appunto quando siamo andati a Trinidad gli abbiamo detto di fare una scappata ciù in fuegos e ci ha portato, cioè per dirti. Quindi comunque è tutta un'altra cosa. Anche perché uno non immagina andare a Cuba, non immagini le strade sono tutte dove vanno pianissimo.
sono tutte strade con i carretti e le persone che attraversano, cavalli. Lì è bello perché comunque vanno a cavallo. Ci vogliono dei tempi importanti per arrivare da una località all'altra. Sì, infatti, praticamente noi questa cosa non la sapevamo e effettivamente è stato ancora di Certo. più di quello che pensavamo. Quindi abbiamo fatto 5 ore, mi sembra, per andare a Playa Larga. Playa Larga, Larga, sì. anche lì una casa particolare, comodissima, pulitissima. Avevamo una terrazza su dove io e lui avevamo la camera al primo piano, proprio vista mare, proprio bella. Diciamo una cosa, tra virgolette, se dovessi consigliare, probabilmente farei fare un giorno in più a Trinidad e le toglierei Playa Larga, perché effettivamente noi siamo arrivati il pomeriggio perché appunto il trasporto non immaginavamo che ci fossero tutte ste ore. Io pensavo di farmi la giornata al mare e invece avendo tante ore di macchina, quando siamo arrivati era già pomeriggio e siamo andati in spiaggia, ma poi effettivamente non ce la siamo goduti. E poi la sera c'era sempre questo vento anche lì, quindi comunque non è che abbiamo fatto grosse cose, non c'era niente da fare. Però è stato carino l'hostess perché comunque ci ha fatto anche lì una cena a base di aragosta e sono stati tanto carini. Hanno apparecchiato un tavolo imperiale che eravamo lontani non so quanto l'uno dall'altro, come dovevamo tenere le distanze adesso, guarda. E pensa che noi alla fine ci siamo tutti uniti per stare vicino perché eravamo troppo e loro sono rimasti, no? Ma noi abbiamo detto, ma siamo troppo lontani. Gentilissimi. Sì. Poi c'era uno, proprio un cameriere, Proprio. proprio bravissimo. Anche lì ci siamo trovati benissimo. E la mattina praticamente siamo partiti per andare a Trinidad. Quindi sto Playa Larga, ecco perché ti dico, dovessi tornare, dovessi rifarla o consigliarla a qualcuno, forse la farei più a Trinidad, perché Trinidad comunque merita di più. Cioè ha praticamente cioè è caratteristica, poi è dove si balla, c'è Certo, musica. alla bomboniera. Poi magari ecco lì c'è Playa Ancon, al limite come spiaggia si poteva fare Playa Ancon. Ecco, questa è l'unica cosa che avrei cambiato del mio tour. E quindi anche lì poi siamo partiti la mattina, sempre l'autista pronto, si prendeva i suoi bagagli, se li metteva in macchina, quindi tutto sempre molto Serviti e serviti e riveriti. riveriti, veramente. Non abbiamo avuto il problema di Certo. dire dove andiamo domani, cosa dobbiamo Andiamoci a fare. cercare, no, No, tutto lì. perché noi quando facciamo i viaggi questo ci succede, quindi invece è così. E a volte nascono anche Certo. delle incomprensioni tra noi ospiti, tra noi amici, perché noi facciamo vacanze anche di 15. Diventa un po'. Sì, noi facciamo sempre Diventa un anche. po' un Pechino Express, no? Diventa un po' un Bravo. Pechino Express perché poi si arrabbia Infatti. un po', succedono insomma dei Invece piccoli così problemini, perché noi non a volte ci sono abbiamo degli inconvenienti da proprio risolvere. nessun tipo di problema per questa cosa qua, cioè proprio all'autista all'orario si presentava sotto. E quindi niente, poi siamo andati a Trinidad, spettacolare, è stato proprio lì, avevamo l'escursione, quindi ci è venuto a trovare alle 2, avevamo praticamente la nostra guida, ci è venuto sotto casa a prenderci. Lì a Trinidad avevamo un B&B Spettacolare. spettacolare. Piccolo, ma pensa che tutte le camere erano, che ne so, con la coperta verde e c'era il bagno di schiuma, lo shampoo e verdi, le lenzuola, non le lenzuola, gli asciugamani, tutto verde. Disegno sui La muri. nostre, le nostre amiche È avevano rosa, carino. avevano persino il balsamo rosa, tutto rosa. Bellissimo. Cioè, sì, Ma pensa anche che lì. queste sono delle attenzioni, vi assicuro, che a Cuba non si riescono a trovare facilmente, proprio perché gli No. manca proprio la materia prima, l'avete visto, no? No, infatti Quindi poi noi avevamo portato delle saponette, è per cui insomma difficile. quelle le abbiamo lasciate perché effettivamente sono stati. E anche lì abbiamo Bravissimi. fatto. Anzi, lì quando siamo arrivati ci hanno pure dato l'aperitivo, ci hanno pure aspettato con comunque l'aperitivo. E poi comunque la mattina anche lì una colazione Mega. mega, perché comunque di colazione veramente non possiamo dire. Anto, c'è Maria in linea, ci saluta. Anto Gregorio, c'è Maria, dice: ciao ragazzi, dovevo esserci anch'io, c'è Maria. Ah, Maria Maria, Rosso. è vero. Maria Rosso. Ciao Maria. Eh sì, doveva esserci anche lei. Maria. Lei si è spaventata Sì. tantissimo. E quindi. E
E quindi niente, modo ti di abbiamo vedere... rammentato prima. Via. E poi niente, praticamente a Trinidad abbiamo fatto tutto il giro con la nostra guida, che ce l'ha girata, guarda, anche quella guida, bravissimo sto ragazzo, veramente, meritava veramente tanto, è stato persino di più di quello dell'Havana, cioè proprio ci ha raccontato da come è nata Cuba, tutto, tutto indietro, ma poi bene, ci ha fatto fare tutto il giro di tutti i posti, insomma, da visitare. E poi anche lì ci ha lasciato verso le 5, le 6, mi sembra. E quindi abbiamo passato la serata... No, poi siamo usciti e siamo andati a mangiare. Ecco, lì è stata l'altra cena a pagamento. Cercavo un locale dove si ballava. Siamo andati a mangiare... Aspetta che l'avevo scritto, che anche questo è un posto rinomato, che praticamente... Arriva raga. Ah, la taverna della Bocchia, della Bocchia. Uh-huh. Ed è anche lì una taverna molto rinomata, caratteristica. Che anche lì abbiamo speso sui 10-12 euro a testa a mangiare, quindi neanche tanto. E quindi questa certo. È stata la nostra giornata a Trinidad. Ti dico, l'avremmo fatta un'altra in più, quello sicuramente. Non per vedere qualcos'altro, perché poi alla fine Trinidad è piccola, non è che sia... Cioè, ma magari avremmo fatto quella giornata di Playa Larga, Playa Larga l'avremmo fatta magari a Trinidad. E poi da Trinidad la mattina dopo, era quella mattina che volevamo infatti partire prima perché avevamo l'autista alle 11 del mattino e noi volevamo partire prima perché così abbiamo detto, così non ci perdiamo la giornata a Cayo Santa Maria, visto che avevamo visto che le lunghezze per arrivare erano allucinanti. E quindi niente, ti abbiamo tracciato, insomma, comunque poi siamo riusciti, abbiamo avuto l'autista alle 7:30, era già puntuali sotto casa, e quindi ci ha portato praticamente a Cayo Santa Maria. Ah no, però la sera prima, quando praticamente da Playa Larga per arrivare a Trinidad, all'autista, come ti dicevamo, abbiamo chiesto se ci poteva far vedere Cienfuegos nel passare, se era possibile. Sì. E quindi figurati, gli abbiamo dato 20 euro, cioè per lui era, calcola che 20 euro loro vivono un mese, quindi ecco perché la mattina esatto. Allora, cioè, lui è stato il primo a venirci a prendere, e infatti è stato lui che ci ha portato poi a Cayo Santa Maria. Cayo Santa Maria non ve lo dico neanche perché... Spettacolo! Cioè chiedi a mio marito. Spettacolo! Adesso lo facciamo vedere, Mentre voi state parlando, io sto facendo vedere tutte le foto che mi avete mandato, quindi adesso vi cuore, voglio allora. Vedere. Sì. Cayo Santa Maria. Dove c'è il cuore? Il Cayo Santa Maria è stato, poi siamo stati fortunati proprio anche col tempo, quindi è stato bello il tempo, il vento, c'era sempre, il vento non ci ha abbandonato molto, però ovviamente al mare c'era, no? Quindi comunque è stato bello. Poi anche il Grand Memory come resort, devo dire, ottima scelta. Ti dirò, più pulite le case particular a momento che il resort. Cioè, se vogliamo... Rispetto agli hotel. Se vogliamo proprio, tipo, che ne so, se andavi nei bagni della reception o piuttosto è... Cioè, voglio dire, più pulite le case particular che... Già, è pignola, troppo pignola. No, ma... Niente, ci mancherebbe. No, ma è vero, perché guarda, le case di case particolari ce ne sono tantissime e non sono tutte uguali, quindi saperle selezionare per noi è fondamentale, perché il cliente come voi che giustamente va a Cuba per la prima volta e comunque vuole star bene, vuole stare in pulizia, vuole stare tranquillo senza problemi, quindi è giusto. Sì. Ed è questo mi fa piacere, proprio perché a volte si pensa che una casa particolare che forniamo, insomma, possa essere non adeguata, invece no. No, guarda, devo dire, sono andate proprio benissimo le case particolari, non immaginavamo veramente, cioè siamo rimaste persino stupiti noi. Perché comunque il Grand Hotel 5 Stelle non avevamo nulla da dire. C'era un buffet, tra l'altro, al Grand Memory, che io di resort ne ho fatti tantissimi, però come l'abbondanza che c'era lì, c'era di tutto di più, il pesce di tutte le specie, te lo facevano sul momento, la carne idem, ma poi proprio
abbondante, cosa che nell'altro un po' meno, nonostante un po' più pulito ancora, però invece lì la cucina, ad esempio, lì insomma lasciava un po' desiderare, però sono tutti così. Gli hotel di grande livello di 5 stelle non sono mai, però devo dire che il Grand Memory merita la posizione, merita il posto, una bella piscina, c'era sia la piscina per i bambini che la piscina per i grandi, anzi c'era la zona solo adulti tra l'altro, quindi era anche bello quello. Sì? Sì, perché c'era una piscina per solo adulti. E quindi praticamente, sai, non sì, i bambini. Un'area solo. Sì. Ah, poi l'animazione anche, nulla da dire, sia al Grand Memory che a Varadero, a Libero Star, praticamente animazione sì, di alto livello. Sì. Soprattutto sì, perché voi avete fatto sia... Voi avete fatto sia Caio Santa Maria che Varadero, avete fatto due località di mare. Sì, lì avevamo tutto l'inclusive, avevamo 4 giorni, abbiamo fatto a Caio Santa Maria, quasi 5, e poi ci siamo spostati da Caio Santa Maria, sempre lì l'autista è venuto, l'orario, ci siamo trovati un pullman, sempre di 20 posti, noi sempre solo in 4, e praticamente siamo arrivati a Varadero. Varadero, anche lì l'hotel ottimo, validissimo, un po' decentrato, cioè diciamo non al centro, però come sì, lì siamo stati un po' più sfortunati col tempo. Poi diciamo una cosa, è sì, iniziata sta cosa del sentire e non sentire le notizie dall'Italia, quindi quegli ultimi 4 giorni li abbiamo un po' passati a cercare internet, perché poi dovete sapere che Cuba internet certo, è un disastro, cioè un disastro. Cioè praticamente bisogna comprare delle schedine che vendono a un cook ogni ora, quindi bisogna grattarle, bisogna andare in delle zone particolari, cioè che ne so, vedi, tu mentre sei in giro vedi lì un parco dove ci sono tutti col cellulare, tu vai lì e lì c'è internet wifi, che prende, c'è wifi della città. Quindi è stato un incubo, anche a Varadero, cioè o stavamo nella reception o a volte dovevamo andare a Varadero Marina perché lì prendeva meglio, proprio perché avevamo certo, da sapere notizie dall'Italia, quindi un po' il tempo, un po' questa cosa certo, Varadero l'abbiamo, insomma sono contenta di averla vista Varadero, ma non ci tornerei più, sinceramente non mi ha entusiasmato più di tanto, perché comunque fai la vacanza di hotel mare certo, va bene, però non c'è paragone a Caio Santa Maria, ecco, però vai a Cuba, non vai a vedere Varadero, cioè sarebbe stato anche no poi era da vedere anche tra qui. L'altro voi da Caio Santa Maria verso Varadero, se non mi sbaglio, siete passati da Santa Clara. No, noi non siamo passati, non abbiamo voluto andare perché perché praticamente volevamo arrivare subito al mare, e dato che Santa Clara ci aveva fare male, che bisognava perdere del tempo per entrare dentro questo viale. Siamo passati, diciamo, come infatti. Cioè siamo passati senza entrare. Però senza entrare, andare a vedere il musoleo. Non l'abbiamo fatto quello, perché ci avevano detto: guardate, se volete andare, andate a vedere, se sei un fan, per andare a vedere la, diciamo, la tomba del Che Guevara. Del Che Guevara. Però noi non siamo andati, ma era prescritto, cioè lo potevamo fare tranquillamente, però noi volevamo, che poi sì, abbiamo anche sbagliato, e te lo dico anche a te, quando si vanno nei grandi alberghi, cioè purtroppo non ti danno la camera prima delle 4, cioè quindi nella casa particolare sì, noi arrivavamo al mattino, qualsiasi ora arrivavi, loro ci ospitavano, quindi non c'era questo problema. Il check-in lo fai sempre, certo. E invece noi abbiamo avuto questo punto, volevamo partire presto da Trinidad per arrivare poi a Santa Clara entro mezzogiorno l'una, e così è stato, però quando siamo arrivati siamo rimasti come degli emiti, perché praticamente siamo rimasti nella hall perché fino alle 4 non potevate fare, e quindi non avevamo costume, non avevamo niente, cioè comunque c'è stato un po', quindi alla fine è successa la stessa cosa a Varadero, siamo arrivati e quindi poi alla fine fino alle 4 non ci hanno dato la camera, quindi a questo punto conviene farsi la giornata dove uno è, e poi partire magari nel tardi pomeriggio e arrivare più in serata, secondo me.
cioè quando si va nel Grand Hotel, cioè almeno questa è la mia esperienza. Poi uno Assolutamente. È un'opinione importantissima. sì, no, Sì, poi perché comunque è stato tutto molto ben organizzato, cioè te lo ripeto, non perché ci sei tu, ma è stato veramente no, beh, organizzato per motivi particolari. quando vi ho Cioè, chiesto voglio proprio dire. se volevate parlare, Sì, perché poi tu vi ho hai chiesto quando pensato. volevate, se volevate parlare della vacanza, se appunto dicendo le vostre impressioni, quindi non vi ho pagato No, assolutamente per dire quello che state no. dicendo, cioè, quindi assolutamente, insomma, so che tu, Antonella, poi Sì. fai recensioni, quindi Sì, insomma sei un'abituata a dire pane al pane, vino al vino. io faccio le recensioni, guarda, io su tutto ciò che faccio, ma proprio perché sono un turista anch'io, quindi io ad esempio quando ho cercato te Certo. anche. Ah, non ti si vede più. Antonella, mi sa che è caduta la linea. Non so se riesci a ricollegarti di nuovo. Speriamo di sì. Scusate, ma è caduta la linea. Antonella, vediamo se si ricollega. Adesso le mando un messaggio, prova a ricollegarti. Mannaggia, peccato, è caduta la linea e non so, è un problema, se è un problema di Antonella. Chi è in linea mi può dire se riuscite a vedere magari. Riuscite a vedere me? Allora, me mi vedete, però non riusciamo a vedere Antonella, giusto? Ci siamo. Ci sei? Noi ci siamo. Pronto? Non si vede più, Noi ci infatti, siamo. non so cosa sia Noi ci successo. siamo. Io ci sono, secondo me è andata via la connessione di No, Antonella. ci siamo. Ci sento. Ma non ci siamo. Aspetta che scrivo. Noi ci siamo. Perdonate, questi sono i problemi della diretta. Noi ci siamo. Vediamo se Antonella riesce. Ah, ok, ho letto il messaggio. Vediamo un attimo. Chiediamo le foto che magari ci danno qualche problema. Beh, scusate, se qualcuno di voi ha qualche domanda, ora si sente Antonella, solo te, se non si sentono, non si vedono, tutto ok, ti vediamo. Io vedo solo, ecco, forse si sta ricollegando Antonella, vediamo un attimo. E dicevo, se qualcuno di voi, siamo ancora insieme qua veramente qualche altro minuto, giusto per capire se Antonella riesce a ricollegarsi. E niente, eventualmente se avete voglia e vi interessa fare qualche. Ah, ok, quindi si vedono e si sentono, però non li vedo io. Quindi non so come interagire. Perché se io non li Noi vedo e non li sento. ci siamo. Parliamo noi. Io sono in collegamento. Anch'io. Noi ci siamo. E Pronto? niente, io non sento e non vedo Antonella, quindi se volete finire Io il faccio chat. discorso che stavi facendo, ben volentieri. E
E niente, poi chiudiamo perché non, altrimenti, insomma, per ricollegare devo risconnettere tutto, disconnettere tutto. Quindi, Antonella, vai pure avanti, poi magari se mi mandi un WhatsApp, mi dici quando hai terminato e Loro mi così chiudo la vedono? diretta. Tanto non sentono. Va bene, comunque no, vabbè, continuo nel dire che comunque il viaggio è stato perfetto, quindi per qualsiasi informazione o domande mi volete fare, cioè noi siamo a disposizione, cercatevi anche sulla pagina Facebook. E cosa dire di altro? La popolazione è deliziosa, sono molto poveri. Quindi consiglio a tutti coloro che vanno su di portarsi del sapone, dei profumi, a loro manca quelle cose lì. Quindi anche magliettine per bambini, per adulti, perché loro ti chiederebbero anche quello che hai addosso. Cioè, ci sono proprio persone che hanno bisogno. Noi abbiamo portato tante saponette, tanti profumi e devo dire che sono stati graditi. Poi che altro dire? Diciamo che mi manca Caio Largo. Questa è una cosa che se dovessi mai tornare a Cuba, tornerei e andrei solo a Caio Largo. Quindi è stata una bella vacanza e la consiglio a tutti. E davvero, tanto adesso lei non ci sente, io posso proprio dire affidatevi perché il tour è stato veramente qualità-prezzo eccezionale. Noi ci siamo confrontati con molta gente quando eravamo lì a Cuba. E ci siamo resi conto che comunque, cioè, noi avevamo speso veramente bene. Quindi vi saluto e ci risentiamo. Un bacione a tutti. Ciao ciao. Ecco qua, allora, siccome ho dei colleghi che mi stanno avvisando adesso su quello che sta succedendo, perché io purtroppo, vi ripeto, non riesco più a ricollegarmi, nel senso che sono collegata ma non vedo e non sento, Antonella e Gregorio, io niente, a questo punto vi ringrazio innanzitutto per essere stati qua con noi stasera. Mi dispiace per questa ultima parte, insomma, questa interruzione di non poter interagire, ma diciamo che sono contenta del vostro viaggio, insomma, siete stati bene, quindi insomma abbiamo fatto di tutto per far sì che la vostra vacanza fosse la più perfetta possibile. Quindi niente, vi ringrazio appunto per quello che ci avete detto, per quello che avete fatto per noi stasera, perché insomma è stato molto piacevole avervi qua. E niente, ci vediamo alla prossima vacanza. Vi abbraccio fortissimo, vi mando un bacione e vi auguro una splendida serata. Ciao Antonella, ciao Gregorio, ciao a tutti, a presto e buon viaggio a Cuba. Appena torneremo a viaggiare, ripartiremo per Cuba sicuramente.